Benvenuti, benvenuti in una nuova. Oddio, ma io sono dezoomatissimo, mi sono scordato. Mamma mia, che figura di merda, ragazzi. Questo me lo sono dimenticato. Zoom, va bene? Perfetto. Aspetta. Benvenuti in una nuova puntata di Radio Tomodachi, come state? Allora, l'ultima puntata di Radio Tomodachi prima della maratona, che comunque conterrà una puntata di Radio Tomodachi se tutto va bene, perché la persona che avevo bloccato circa 2 mesi fa per venire non aveva ancora capito molto bene di che cosa fosse il mio canale, di che cosa fosse Radio Tomodachi, e non aveva capito di venire qua in studio tantomeno, quindi ma vedrete che si risolveranno tutte le cose per il meglio. Oggi parliamo di un argomento molto molto particolare. Perché mentre scrollavo, sai, si scrolla, no? Ultimamente sia su TikTok che su Instagram, ma anche su YouTube, mi è comparso un ragazzone. Un ragazzone che fa delle cose molto molto particolari, atipiche per le piattaforme in cui si espone, soprattutto se l'avete beccato su TikTok, perché lui trasversalmente, ma anche senza trasversalmente, fa cultura, parla di cultura e parla di un elemento anche collezionabile che la cultura lo contiene, cioè il libro. Lui fa trattative. Un po' come quei tizi che comprano borse urlando in faccia ai clienti, ma oltre a questo lui fa delle trattative molto pacate, tranquille, spiega i prezzi, spiega perché gira un prezzo intorno a quell'oggetto e poi ti racconta ovviamente la storia dell'oggetto, non fa solo trattative ovviamente, ma poi parla di autori, parla di edizioni, parla di collezionismo, di temi all'interno del libro. E ho deciso di invitarlo. Ciao Luca, Ciao benvenuto. Dario, ciao a Eccolo. tutti. Allora, per chi non ti conosce, chi sei e cosa fai? Partiamo subito dalle basi, quelle semplici. Partiamo dalle basi. Allora, io sono un libraio antiquario di base e lo sono da 13 anni perché io mi laureo nel 2010 in legge, poi scopro dopo un anno di pratica che non era il mio e comincio a lavorare con il mio babbo e la mia mamma che facevano questo mestiere prima di me e che per 7-8 anni mi insegnano questo mestiere. Nel 2019, con mia mamma, che è attualmente la mia socia, ci stacchiamo dalla libreria di famiglia e apriamo una libreria in centro a Torino. E io compro e vendo e tratto libri antichi, orari di base. Ok, vabbè, questo è sicuramente un mestiere affascinante, però io l'ho sempre visto a distanza, cioè sapevo della sua esistenza, diciamo nelle mie città c'erano i soliti antiquari che ritirano, sai, masse e masse di Tex o di gialli Mondadori, però te fai un lavoro un po' diverso, te vai un po' anche alla ricerca del pezzo particolare, ma te come ti sei appassionato ai libri antichi? Mi sono appassionato quando ho scoperto che alcuni libri, inizialmente pochi e poi sempre di più, muovevano qualcosa dentro di me e quindi scatenavano una curiosità impellente per certi argomenti, per certi autori, per certe particolarità. Al di là dell'importanza storica o collezionistica di un libro antico, quasi in ogni libro puoi trovare una roba che ti butti per terra quando la scopri. In alcuni è più facile perché è più diretto. In altri è un po' più difficile, in quello credo che sia il mio mestiere, cioè andare a scovare quello che in un libro è l'elemento caratterizzante, la gemma all'interno di quel libro. Ed è un po' il mestiere appunto del mercante, del libraio, che fa quello, la ricerca per poi la proposta. Infatti, una delle cose che mi ha colpito di più, anzi, forse ti ho conosciuto esattamente con quel reel, è la trattativa di quel tipo che ti porta il libro in miniatura. Ma in miniatura, ragazzi, veramente era un libro all'incirca così che conteneva qualcosa sul catechismo, mi hai Sì, detto, sì, sì. no? Un tema religioso Un comunque. tema religioso, quindi di per sé molto, molto noioso. Quindi non Spiace è. per tutti i religiosi. Quindi non era quella la gemma di cui No, parlavi, ok. no. Però in questo formato pazzesco, considerando che era un libro degli inizi dell'Ottocento, trovarlo in quel formato lì, quindi tecnicamente eseguito in maniera paurosa, In Francia, no, mi in pare. Francia, a Parigi. Sì. E quello lo rendeva un oggetto anomalo. Anomalo perché innanzitutto ti vai a chiedere per quale cacchio di motivo uno va a creare una roba grossa così da leggere. Però tu le spieghi nei reel queste Sì, cose. io cerco Ok. sempre di trovare io per primo quello che è la particolarità e poi spiegarla.
Perché ecco, un'altra cosa molto bella di quello che fa Luca sui social non è solamente fare la trattativa e parlare di soldi, anzi te quando arrivi al soldo cerchi di andare a giustificare, di spiegare eccetera, ma vai a raccontare la rilegatura, vai a, mi ha colpito infatti in questo libro minuscolo si leggeva benissimo la grafia all'interno, no? E per te questa cosa era allucinante, l'hai rimarcata anche più volte. Scusa se analizzo tutto, ma mi piace la comunicazione all'interno di queste cose. E poi c'è stato il libro mistico. Ecco, quella è un'altra cosa che mi ha affascinato, perché come sai io ho lavorato anche delle carte sui mostri, quindi quando si parla di roba così un po' legata alla cabala o ai mostri o alla magia nera, mi affascino. E a quanto pare i librai sono attratti morbosamente da questi temi nei libri antichi. È un argomento, insieme ad alcuni altri, che ha sempre avuto un grande appeal tra i collezionisti e tra gli appassionati in generale. E a me personalmente affascina da morire, perché divento matto all'idea di pensare che nel Cinquecento c'era gente che scriveva dei libri e credeva in quelle cose, ma non è che fossero dei trogloditi nel Cinquecento, cioè loro provavano magari ad arrivare alla pietra filosofale, si rendevano conto che era impossibile, comunque rimaneva un obiettivo quasi al di là della praticità, cioè era un movimento quasi interiore, no? Quella ricerca della pietra filosofale, tant'è che l'alchimia molto si collega alla ricerca dell'equilibrio nell'universo. E è chiaro che però le suggestioni dell'epoca spingevano gli autori a rimarcare molto quegli aspetti un po' più esoterici, un pochino più particolari, e di conseguenza affascinavano enormemente i lettori e affascinano ancora oggi noi. La cosa ancora più figa è che in molti libri, ad esempio di alchimia, noi troviamo le ricette per arrivare a ottenere la pietra filosofale, con i disegnini dei forni in cui sciogliere i metalli, e io ma tanti altri diventiamo matti a vedere quelle robe lì. Cos'è che ti affascina di più? Cioè la testimonianza del nostro passaggio sulla Terra in quel periodo? Ti piace paragonare quel periodo a oggi, vedere come ci siamo evoluti? Oppure c'è anche una componente tecnica, una roba più... non lo so. Allora, sicuramente c'è la componente tecnica, esecutiva, ma è, almeno per me, molto marginale. Ok. La riconosco, la devo riconoscere e la valorizzo. Ma la cosa che a me personalmente piace di più dei libri che tratto, di quelli che compro e poi vendo, è questo, che ogni libro antico in un modo o nell'altro è collegato a un libro successivo, e quello successivo a uno ancora dopo, e prima o poi arrivano qua. Quindi pensare che uno di questi libri sia l'anello che ha portato questa catena fino a noi, allora è palese ad esempio nei libri di medicina, di anatomia, no? Dove noi troviamo un libro di Vesaglio del 500 dove ci sono le tavole anatomiche, quelle sono state studiate poi successivamente da un medico, da un anatomista successivo, fin quando siamo arrivati agli studi di oggi. Quindi è tutto collegato, il libro è strumento, il libro è veicolo. È veicolo sì di cultura, ma è veicolo proprio di noi, cioè noi siamo qua oggi per questo. Erano i supporti su cui si trasmetteva l'informazione all'epoca, cioè erano imprescindibili e rimarranno imprescindibili, ovviamente. Poi io sono di parte, ma... Vabbè, te sei di parte perché sei di Torino, che è la patria, appunto, come si diceva prima, delle tipografie, della stampa, eccetera. Ma poi sei di parte perché mi hai detto poco fa, prima di entrare in puntata, che secondo te c'è una riscoperta della carta, c'è una sorta... La senti questo movimento, no? Sì. Perché secondo te? Secondo me c'è una sorta di nostalgia. Mm-hmm. Noi viviamo tempi molto veloci, molto leggeri e molto difficili da concretizzare, da cristallizzare. E quindi io credo che ci sia una sorta di nostalgia. Io lo vedo anche nella moda, lo vedo in alcuni tipi di influenze, eccetera. Perché dico nostalgia? Perché il libro riporta un pochino indietro il tempo e ci rallenta un attimo, no? Quindi ci permette di rallentare in un mondo in cui invece ci chiedono di correre come dei matti. E quindi il libro rallenta le cose, le rallenta, ci dà la possibilità di riflettere, di appassionarci, di distrarci anche, perché il libro non è solo conoscenza, informazione, cultura, è svago il libro, cioè nasce anche per quel motivo lì. E svagarsi con un libro non va più di moda, non andava più di moda, oggi invece io credo che ci sia un ritorno a quel concetto lì, quindi del libro come
strumento per me stesso. Parlo ovviamente soprattutto delle edizioni moderne, che sono quelle più accessibili, certo, e con titoli anche un pochino più diciamo allettanti per chi vive oggi. Però sul libro antico, e poi vedremo dopo, c'è tanto anche lì da guardare. Ecco, ma questa cosa qua della riscoperta l'hai notata anche dall'età della tua clientela? Perché io non riesco a immaginarmi l'età della tua clientela, cioè chi è che barca la porta del tuo negozio? Allora, la mia clientela italiana ha una media di età che varia dagli 85 ai 105 anni. E meno male che ci sono. Certo. Salutiamoli tutti che non ci vedranno mai. Sì, sicuramente sono degli abbonati del mio canale. Però io, lavorando molto con l'estero, abbasso notevolmente la media dell'età dei miei clienti negli Stati Uniti e in Inghilterra, perché lì invece ci sono dei collezionisti molto giovani. E ritorniamo un po' al discorso di prima, Dario, perché io partecipo a una fiera come espositore a New York tutti gli anni del libro antico, una delle più importanti, e lì becco il ragazzo della Silicon Valley che arriva e dice: io ho inventato un'ottica super futurista, ce l'hai un libro sui microscopi del 600? Perché lui vuole risalire alla storia di quello che è l'argomento del suo mestiere. Che bomba! Ed è lì che hai il collegamento, sì, è lì, sì, che ti si apre il link che giustifica anche l'interesse per un oggetto del genere, perché di per sé parliamo di carta che ha 500 anni. Sì, è. Okay. Però poi quando scopri che quel libro fa parte della storia del tuo mestiere, che oggi ti permette di vivere, di appassionarti, di divertirti, di guadagnare, e ti viene voglia. E quindi, per tornare alla domanda che mi hai fatto, l'età dei miei clienti si abbassa se considero l'estero. Ok, ma che mercato c'è? Io, scusa se ti faccio questa domanda, però io del mio mondo ovviamente so perché c'è quel mercato, bene o male le cifre che girano, però sui libri antichi non riesco a... perché se penso che una carta del 93 vale 50.000 euro, 100.000 euro, un libro del 600 non immagino neppure, no? Però allo stesso tempo forse non c'è lo stesso mercato collezionistico che c'è dietro un gioco di carte collezionabili. Spiegami un po'. Allora, c'è meno domanda, sicuramente. E credo che ci sia però più supply, nel senso che c'è una marea di libri che sono stati prodotti da Gutenberg in avanti. Certo. E quindi ce ne sono tantissimi. Cosa succede? Che un libro del 500, non solo del 600, può costare meno rispetto a quella carta. E sono tanti libri vecchi, molto antichi, che costano meno di alcune carte. Poi però ci sono dei libri che fanno 12 milioni di euro in asta. Madonna. Sì. E, questo perché... la rarità del libro dipende sia da quante copie ne sono state stampate. Meno ne sono state stampate, meno ne sono arrivate a noi, considerando anche che in centinaia di anni molti sono andati perduti, distrutti o infuocati, ne sono arrivati molti pochi. E poi c'è una rilevanza storica che ha avuto quel libro in un determinato contesto o epoca della nostra storia. Io qua ne ho uno che è stato una svolta per la scienza, per dire, che dopo vediamo, ma quindi anche qua, per ritornare alla domanda, il range è molto ampio, ci sono dei libri che possono valere 100-200 euro ad arrivare a molti milioni. E il mercato c'è, esiste, ma c'è molta meno domanda rispetto invece a quegli oggetti che oggi hanno ovviamente un'appetibilità maggiore nelle generazioni che li conoscono meglio. Ok, e invece il tuo libro più raro qual è? Questa è la mia curiosità da collezionista. Il libro più raro che ho io è un libro di astronomia che non ti ho portato perché era troppo grande. Quanto era grande? No, non era. Però era, non era sto tavolo, ma era grande così. Minchia. E dato che sono arrivato con una borsetta da viaggio tra mille peripezie, sarebbe stato scomodo. Quello è un libro di astronomia. Si chiama, l'autore è Velius, che è stato un grandissimo astronomo, è uno dei più importanti, che per primo ha poi progettato quello che sarebbe diventato il telescopio astronomico, cioè da lì. Okay. E ci sono tutte le tavole illustrate che lo... Che meraviglia. E quello è uno dei più rari. Però sai, ci sono anche dei libri, cioè io sono sicuro che ci sono libri del 1500 di cui esiste una copia. Ma se quell'argomento non interessa a nessuno, quel libro è raro, ma non è ambito, quindi
Non è detto che valga tanto, non è detto. Poi io posso dirti tutte, cioè che vale tanto perché ce n'è una sola copia, però se lo vuoi solo tu nel mondo, vale poco. E c'è un cliente che entrando dalla porta del tuo negozio ti ha veramente stupito, cioè che ti ha portato una roba magari che ha trovato chissà dove e ti hai scoperto che era qualcosa di veramente raro, la classica bomba atomica che sì. abbiamo nelle soffitte. Allora sì, sì è successo. Allora è successo molti anni fa per un manoscritto. Considera che il manoscritto è unico. È certo. Non è più un libro, quindi non è più un multiplo, ce n'è uno. Quello era un manoscritto che io vidi e comprai ancora quando ero insieme a mio papà e mia mamma nell'altra libreria, e quello era un manoscritto davvero impressionante. E banalmente invece negli ultimi tempi sono entrate cosette parecchio strane, adesso non posso spoilerare neanche i miei contenuti, ma arriverà a breve dei video che abbiamo girato su questo. Ti dico solo che una delle ultime volte è entrata una persona con un libro che all'interno conteneva un'altra cosa. Cioè un tizio si era preso la briga di... Tipo cavo! Bravissimo. E cosa c'era dentro? Non te lo posso dire, Dario. Te lo devo dire? No. Vabbè, un oggetto. Un oggetto che uno non si aspetta in un libro. Ma lo rivelerai libro... in qualche... Non vedo l'ora. No, nei libri ho trovato sempre una marea di minchiate, tendenzialmente, cioè, poi anche cose più divertenti. Poi trovi anche quello che arriva e fa, ho questa cosa incredibile. La maggior parte. Però ho trovato lettere manoscritte, fiori, foglie, pezzi di cuoio, non pelle. Però questa roba qua onestamente non l'avevo mai vista, quindi mi ha fatto molto piacere e molto ridere. Che bello. Sarà... Io immagino la classica pistola, allora, la Cluedo. Non è la pistola, ma siamo lì. Ah, sarà un pugnale, allora non dico niente. Vedrai. Che figata queste robe. E ti è mai capitato invece di trovare anche gli autografi dentro, le firme? Sì, che certo, bello. Certo. E lì come vi comportate per testarne la veridicità, insomma, per... Allora, lì dipende. Se è una grafia nota, quindi di un autore molto conosciuto, dove ci sono dei confronti facilmente consultabili online o negli archivi o nei nostri database, facciamo un raffronto. Poi soprattutto cerchiamo di ricostruire anche la storia di quel libro, quindi se è verosimile che sia passato per le mani di quella persona o che l'autore l'abbia firmato. Se poi invece è molto difficile risalire all'autenticità dell'autografo o della grafia, ci rivolgiamo dei grafologi che ce ne danno poi conferma. Ma sì, può capitare, è capitato anche recentemente. Un libro sul futurismo di Boccioni firmato da lui. Che spettacolo! Che spettacolo! Ecco, queste sono le mie, cioè sono le tue cose che io posso paragonare veramente al mangaka che ti fa il disegno, sì, certo, che ti firma la certo. copia, la stessa cosa. Esattamente la stessa cosa, tant'è che il libro tra l'altro acquista anche valore, chiaramente. E lì è un pochino più difficile determinarne il valore, perché mentre un libro, essendo multiplo, tu puoi vedere lo stesso libro, la stessa edizione, più o meno le stesse condizioni in altre vendite passate, private o pubbliche, e quindi hai un raffronto, hai un prezzo di mercato oscillante ma comunque ben chiaro, quando c'è una firma autografa o addirittura una dedica, lì devi essere tu a dare un valore a quella dedica. Però anche lì è il mestiere del mercante, perché se non siamo noi a dare un valore agli oggetti... Non so chi altro potrebbe essere. E c'è, ora partiranno un paio di domande veramente sceme, però c'è rivalità tra voi venditori di libri antichi, per chi si accaparra quel pezzo che magari, sai, col passaparola si sa che sta girando e magari c'è quel cliente che lo propone un po' a tutti? No. Allora, okay. Nel caso specifico che mi stai delineando, no. Nel senso che la mia fonte di approvvigionamento primaria per quanto riguarda l'acquisto dei libri è il privato. Tendenzialmente il privato ha il suo mercante di riferimento a cui proporre i propri libri. Poi può averne di più, può averne vari e sentire varie campane, però tendenzialmente ha il suo di fiducia o quello più, con più credibilità o professionalità. Quindi può succedere a volte in asta,
dove un'asta dove capita un libro, siamo in sei a volerlo e lì ci si fa del male regolarmente. Vabbè, come me con le aste delle carte, cioè non cambia nulla, è sempre quello. No. Se ne parlava prima, è venuto anche il babbo di Shamsi, che è collezionista di francobolli. Bene o male ho visto che l'occhio ha la stessa malattia. Sì, 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 sì. Per te quindi hai una tua collezione personale anche? Sì, in verità la mia collezione personale comprende dei libri, ma marginalmente. Nel senso che io sono più appassionato di memorabilia, di oggetti strani, più da Wunderkammer, no? Quindi a me piace tantissimo la tassidermia, per dire. A me piacciono gli animali, sia quelli vivi. Sei il primo nella mia vita che conosco. Io sì, sono appassionato. Sì, sì. No, mi piacciono le cose strane, le cose particolari, le cose che dici, ma perché esiste? Io se vuoi un pincer nano, Lucky, che sta per essere impagliato, se vuoi te lo propongo. Comunque, ho capito. Quindi hai animali strani impagliati. Sì, allora, la mia collezione non sono animali strani impagliati, però sono tutti gli oggetti particolari. Adesso non ti immaginare la camera. Però mi immagino lo studio di Landog io. Sì, bravo, 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 siamo è molto molto vicino. Che figo, alla Méliès, sai, una cosa del genere. Molto vicino a quella tipologia lì. Poi mi piace lo spazio, per cui mi vado a comprare le foto della NASA, mi vado a comprare le lampade russe, dei razzi che venivano riprodotti negli anni 50, 60. E che il problema è che a me appassionano tante cose e mi faccio entusiasmare da tante cose. Sì, guarda, io ti abbraccerei in questo momento. E questo non va bene. No, non va bene per niente. Soprattutto quando fai il mio mestiere, che io dico sempre, ma sì, dai, compro per l'attività. Certo, sì, bam, sì. E poi finisce tutto. È vero. Infatti impazzirei a fare il tuo lavoro, perché come cazzo faccio a decidere cosa va a me, cosa vendo? Sì. Cioè, io lascerei tutto casino. Per me. È un casino. Tant'è che la mia compagna, Anna, ogni tanto mi vede arrivare a casa con delle robe che mi vede entrare e mi dice, no, quello no. Con un procione. Io ho la testuggine di una tartaruga grossa così. E lei mi vede entrare e io con uno sguardo angelico le dico, la voglio chiamare Carla, che quindi ho cercato subito di metterla sull'emotivo. Certo, e lei non può dirti nulla, però lei sa che io sto buono così, sa che se mi fa fare queste cose io sono contento, sono un bambino, alla fine mi impossesso di quello che desidero e sono un bambino. E piacciono anche a lei, comunque è innegabile che alcune cose. Ora, allora, testuggine non lo so, però magari è un po' eccessivo. E allora ti faccio un'altra domanda scema che poi si collega invece alla tua attività sul web, perché comunque mi interessa parecchio. Come fai a mantenere la calma? Perché io ti ho visto su TikTok, sui Reel, sei una persona pacatissima. Come fai a mantenere la calma quando qualcuno ti porta in negozio un libro allucinante, te sai che quel libro è allucinante, però non puoi nemmeno perdere la calma perché sei in trattativa. Io non ce la farei a trattenere l'entusiasmo di fronte a un pezzo che magari... Ma allora, su quello secondo me interviene gli anni di esperienza, ma non esperienza... Cioè, se tu sei abituato a farlo di mestiere diventi abbastanza freddo in quei momenti. Freddo nel senso che tu da professionista devi osservare un oggetto, dare un valore e eventualmente fare una proposta di acquisto. Comunque mi emoziona, comunque mi fa piacere vedere delle cose nuove e belle, però in quel momento io sono al lavoro, sono sul mio e devo anche rendere un servizio a chi viene da me di un certo tipo. Cioè, io dovessi andare a farmi valutare la macchina da uno che si cade per terra perché vede che ho chissà che macchina, cioè direi, ma datemene uno serio. Che... Chiaro. E quindi, no, su quello devo dire che... Poi, comunque, io lo dico anche sempre ai miei clienti, ai miei venditori, dico, cacchio, questa è una roba bella, figa. Oppure, all'opposto, quando uno mi propone un oggetto di nessun valore, mi dispiace sempre tanto dirglielo, però gli dico, guarda, non vale nulla, mi spiace. Non c'è... Ah, io non potrei mai fare il tuo lavoro perché... È brutto. Arrivano, cioè, è brutto. Magari mi danno una carta a mano, boh, ma il Black Lotus! Cioè, perché l'entusiasmo mi pervade, sì. Non riesco a... Sì. Ma di quello... Perché forse non è il tuo mestiere. No, zero. Se lo fosse, invece tu saresti...
No, no, questo per me impeccabile. È un hobby, sì. Non mi ci vedo preciso impeccabile. Ok, adesso passiamo però a TikTok. A proposito, abbiamo citato molto questa tua parentesi, che in realtà sta andando avanti, sta andando anche molto bene. Mi ha stupito perché di solito la concezione del pubblico su questa piattaforma TikTok, appunto, è una piattaforma piena di contenuti beceri, comunque molto mordi e fuggi, non contenuti culturali sicuramente. Te però in realtà stai riuscendo in una missione assai impossibile, che è di appannaggio di pochissime persone all'interno della piattaforma. Cioè te riesci a far funzionare un canale che parla di libri antichi su TikTok. Innanzitutto, io so già la storia, ma riraccontiamola. Come ti sei avvicinato alla piattaforma? Come mai proprio quella piattaforma? E poi la domanda più scontata del mondo, ma te la devo fare, te l'aspettavi una roba del genere? Ok, partiamo dagli inizi. Io con mia mamma ho aperto la libreria nel 2019, novembre 2019. A marzo del 2020 un pipistrello pensava di fare una cacca con il Covid dentro e farci chiudere tutti. E io nel primo anno e mezzo, due anni di attività, in cui dovevo spingere, dovevo farmi vedere, dovevo espandermi e farmi conoscere, sono rimasto chiuso. Ho lavorato online, ma online per quanto riguarda l'e-commerce. E quindi tutto quello che è stato l'affermazione del mio brand, del farmi conoscere, si è azzerato. Io arrivavo dall'altra libreria, per cui bam, si è fermato tutto. Quindi finisce Covid e io, invece che farlo durante il Covid, non ho avuto la prontezza di farlo in quel momento, dico ok, dobbiamo posizionarci sui social e comincio a cercare qualcuno che mi possa dare una mano, perché comunque il tempo a dedicarci tanto, io ne ho molto poco. E in quel momento arrivano i ragazzi che mi seguono attualmente e mi dicono: guarda, ci proponiamo, vogliamo seguirti, ma ti seguiamo su TikTok. E io dico no. Ma aspetta, però, ma che ruolo hanno? Cioè loro hanno un'agenzia di comunicazione? Loro, allora, innanzitutto, a parte il fatto di ringraziarli, perché io sono qua per merito. Facciamo uno shout out a qua Z3 di Torino, Davide, Riccardo e Luca. Scherzi a parte, sono stati la svolta per quanto riguarda i social. Poi c'è il mio mestiere, che è altro. Chiaro. Ma c'è anche la tua bravura, ovviamente. Però per quanto riguarda l'inserimento del brand, quindi entrare nei social, entrare su TikTok in particolare, io lo devo a loro. Perché inizialmente io volevo stare su Instagram. E loro mi hanno detto, sì, però andiamo su TikTok. Io ci ho pensato un pochino, poi ho detto, vabbè, TikTok a me è repellente, non riesco a guardarlo. Poi in verità c'è tanto su TikTok di valore. Però continuo a pensarci fin quando non mi rendo conto che TikTok è una prateria aperta, okay. Nel senso che è ciò, diciamo, una giungla più che altro, una giungla. Una prateria. Allora, prima giustamente dicevi è pieno di immondizia, sì, ma è pieno di immondizia perché i contenuti sono immondizia, non perché la gente che li guarda è immondizia. No, ma ti perfeziona anche questa roba. Secondo me secondo me non è che è piena di immondizia, va di più. Bravo. La roba trash, perché fa spegnere più il cervello, però c'è tanta anche roba figa. Sì, c'è tanta roba figa e quando la proponi la gente reagisce. Sono d'accordo. E su questo io sono categorico. Io non credo che i ragazzi che mi seguono, te l'ho detto prima, il 40% del mio pubblico è under 25, cioè la maggior parte del mio pubblico è under 25. Che è totalmente all'opposto della categoria di persone che hai detto totalmente prima. Totalmente all'opposto, c'è un motivo. Il motivo è, secondo me, che quando i ragazzi vedono qualcosa di valore, lo riconoscono, perché non sono scemi come cercano di fargli credere. Se tu gli fai vedere le schifezze, loro pensano di essere gente che guarda le schifezze. Se tu gli fai vedere roba bella, invece scoprono di essere appassionati, non appassionati, anche solo interessati per quel minuto e mezzo, perché poi TikTok lo sappiamo com'è, un minuto e mezzo in cui tu devi andare giù dritto per dritto, trovare la gemmetta di ogni singolo oggetto, tirarla su, farla vedere e fare un contenuto come si deve. È chiaro che il contenuto trash è più facile, veloce e soprattutto economico in certi casi, poi al di là di chi si fa, invece le piscine di Mentos... Mi manca la piscina di Mentos, ma ecco, la recupererò. Sicuro. Ma non soffri un po' con un minuto e mezzo e basta, te che parli di queste cose?
Allora, da una parte è stimolante perché mi costringe a cercare di essere molto conciso, andare dritto al punto e cercare la roba figa, cercare di impacchettarla bene, di proporla in maniera esaustiva ma anche diretta. Dall'altra, in un minuto e mezzo, sì, io ti posso dire una cosa che mi appassiona di quell'oggetto, però ne mancano altre 10, così come mancano anche solo le fonti. A me piacerebbe spiegare perché ti dico che questo libro è importante, anche perché magari l'ha detto qualcuno prima di me, o perché qualcuno ci ha passato sopra la vita, l'ha studiato. Per cui sì, soffro un pochino, ed è il motivo per cui poi a breve apriremo anche il canale YouTube. E qui si gode. Dove cerchiamo di essere un pochino più approfonditi nella descrizione, ma coinvolgendo anche altri ambiti del collezionismo, quindi anche l'aspetto psicologico, l'aspetto umano del collezionismo, e magari cercando anche di sentire altre persone, altri collezionisti. E si fa reaction, sbarionati. Ovviamente io sono pronto, free content per me, no, top invece, no, io sono contento anche perché ho sempre bisogno di sottofondi di questo tipo, è da quando sono ragazzo che mi piace sentire la gente che parla, che si, monografie, interviste soprattutto, quindi può essere anche interessante, ecco. Mm. Bene, bene, no, per esempio il Mori, non so se è presente, quello chef di Firenze, che è stato anche qua ospite, e lui non rinuncia alle fonti, le mette in descrizione, cioè, non gli frega nulla, capito? Ma sai, poi uno deve sempre essere davvero la banalità, essere se stessi in quello che fai e in come lo fai. Se lui la sente come una base sicura da mettere sempre nei suoi contenuti, fa benissimo farlo. Tanto non c'è una regola per andare bene su una piattaforma. Io quella è l'unica cosa che ho capito. Non esiste la regola. Non esiste la musichetta figa, non esiste l'hashtag, non esistono, niente. L'orario in cui uscire. Sono tutte minchiate. Cioè, conta avere un contenuto di valore. Tu devi trasmettere valore. Quello è, secondo me, ad oggi, o almeno per il mio ambito, che è la divulgazione, è quello che conta. Ma non sono l'unico, lo sai bene, c'è un sacco di persone su TikTok bravissime. Uno, ad esempio, è Edoardo Prati, quello che legge i classici latini e greci, che tu dici, no, che due coglioni, mi leggerà il classico latino e greco. Invece in un minuto e mezzo ti prende, ti entusiasma, è una cosa. E la gente lo segue, perché ha bisogno di quello. Abbiamo bisogno, secondo me, di andare un po' oltre quello che è il trash. Ok, aveva fatto rosicare, ti dico la verità, quando mi hai aperto nel volto il pop-up di Topolino, però questo è un mio problema, chiaramente. Immagino. Però è bello perché poi in un minuto e mezzo hai dato dei cenni storici, hai dato un'infarinatura al pubblico sulla storia dei libri pop-up, che sono ingiustamente carcerati, come si suol dire a Napoli, no? Cioè, sono una categoria di libri che è sempre stata vista appunto come un gioco per bambini, quando in realtà c'è una tecnologia all'interno. Ne approfitto, mi lancio uno dei prossimi video. Vai, certo, TikTok. Devi. Il libro pop-up, che è il libro tridimensionale, nasce in verità nel 500 con libri di astronomia e di anatomia. Cioè, avevano un problema col corpo umano, dovevano rappresentare bidimensionalmente un oggetto tridimensionale, farlo vedere dentro. E quindi cosa hanno fatto? Hanno fatto le volvelle, le flaps, no? Quindi uno strato dopo l'altro di carta dove tu lo aprivi e vedevi tutti la pelle, i muscoli, i nervi, le ossa, eccetera. Pensare che quello sia inutile è chiaramente becero, nel senso che è il primo passo che ci ha portato poi ad oggi a studiare l'anatomia come la studiamo, l'astronomia come la facciamo. I pop-up sono pazzeschi. È chiaro che poi nel Novecento, alla fine dell'Ottocento e nel Novecento, sono stati soprattutto adoperati per i libri d'infanzia. Detto ciò, e lo sai bene quanto me, nei libri d'infanzia sono transitati alcuni dei migliori illustratori al mondo perché, e continua a transitare, certo, perché soprattutto agli inizi del Novecento chi illustrava cosa doveva illustrare? I libri per l'infanzia, e sono spettacolari, sono meravigliosi, alcuni sono delle opere d'arte. Cioè, io per un periodo mi sono infognato con gli illustratori russi, che un mondo sconosciuto, tra l'altro, perché non andavano di moda qua, e per poi arrivare ai nostri. Ma come, io penso alle condizioni dei libri pop-up antichi, credo sia difficile trovarli, sono rari quindi quelli come categoria, per via del... Estremamente delicati, okay. Estremamente delicati, molto usati, tu immagini un libro di anatomia al tempo lo studiavano, cioè dovevano vedere quell'osso rotto dove fosse,
E quindi quelli che sono arrivati a noi sono molto rari, perché tutti gli altri si sono, o magari perdono un pezzo, oppure la carta subiva danni, acqua, fuoco, fumo, eccetera. E quindi sì, sono rari per quel motivo lì. E c'è invece una categoria di libri antichi che non è riuscita a sopravvivere ai giorni nostri? Cioè qualcosa che andava di moda tantissimo nell'antichità, ma che adesso ha perso totalmente il suo appeal. I pop-up ci sono ancora, i romanzi ci sono ancora, i libri ovviamente dove studiare ci sono ancora. Tu dici appeal o che sono completamente scomparsi? Anche completamente scomparsi. Completamente scomparsi no, per fortuna. Ah, tutti? Rimane tutto. Che bello. Un enorme archivio cartaceo che nessuno potrà mai staccare, spegnere, dossare. Certo. Ci sono. Che sono passati di moda, sì, libri religiosi, i primi. Cioè il libro religioso, a partire dalla Bibbia, è stato il libro più stampato e utilizzato nel corso dei secoli. La Chiesa Cattolica è diventata la Chiesa Cattolica grazie ai libri, al certo. Libro. E dopodiché, se oggi pensiamo a libri religiosi, nessun libro religioso, adesso non voglio essere blasfemo, ma togliamo la Bibbia, che comunque o i Vangeli, quello che vuoi, però non è più un libro che la gente dice oddio, voglio avere un libro che parla di religione, non c'è più quella pilli. Così come all'opposto magari i libri di astronomia, che all'inizio del Novecento i collezionisti, e lo sappiamo dai cataloghi d'asta, dai cataloghi di librai, snobbavano abbastanza, adesso invece sono molto richiesti. La scienza, l'astronomia, la biologia, la medicina. Perché? Perché il mercato americano, che è quello trainante, li richiede moltissimo. Quindi c'è molta richiesta e quelli sono molto, molto rari e molto costosi. Quindi quelli sono i libri che vendi di più? Ad oggi sì. Ad oggi sono i libri più, insieme all'esoterismo e magia, sono sempre quelli più... Sì. Perfetto. Cos'è che secondo te affascina ancora tanto di quel mondo lì? Cioè la mostruosità, quella roba lì? L'ignoto vero. Cioè lì veramente la gente cercava di capire che cosa stesse facendo l'universo e ne avevano paura. Noi adesso siamo molto molto supponenti nei confronti della sì. Vita, della scienza, la trattiamo quasi come... Invece all'epoca c'era il timore. Cioè, avevano paura quelli, avevano paura di non capire cosa gli stesse succedendo. La vita era anche molto più breve, per cui erano anche molto più decisi nel capirlo. Noi invece siamo molto blandi. Sti cazzi. Con l'acqua di rose. Infatti sì. Io gli ho già detto, ragazzi, che se becca un mostriario antico io lo devo avere a qualsiasi prezzo. Anche perché sono molto molto curioso. Magari orientale, sugli yokai. Mamma mia, che bellezza. C'è un'enciclopedia, ma è moderna, degli mm-hmm. yokai. Sì, l'ha fatta Mizuki, un fumettista. Quello che ha fatto Kintaro dei cimiteri. Sì. Lui ha deciso di insomma classificare tutti gli yokai, dato il giro per il Giappone, l'ha classificato illustrati. Un grande, povero Mizuki. E ecco, a proposito di Mizuki, invece libri a fumetti antichi? E allora, antichi sì, allora qualcosa, ovviamente parliamo della fine dell'Ottocento, inizio del Novecento, qualcosa ho trattato e tratto. Ecco, in quel caso arriviamo un po' nella mia collezione personale. Eccolo lì. Sì. Tendenzialmente se trovo qualcosa di interessante, molto spesso te lo tieni, deviato certo. Verso casa. Però no, ci sono libri rari a fumetti. Qualcosa ho portato anche qua per te da farti vedere. Sì, dopo ci spostiamo nella postazione, ragazzi, primaria, perché la telecamera che era qui la utilizziamo per la maratona, quindi siamo in fase di trasloco, dopo ci trasferiamo là. Sono dato tecnico, prego. No, quindi sì, ci sono anche in quel campo lì, però tendenzialmente sono meno. Ecco, io mi occupo soprattutto di libri antecedenti all'Ottocento. C'è una piccola rissa, mi sa, fuori dallo studio, ragazzi. Vabbè, ma succede, di verbi condominiali. Sono ragazzi, di verbi condominiali. Ora non so se l'avete sentito, ragazzi, ma c'erano delle urla terrificanti. Forti, sì. Molto forti, sì. E noi che siamo qui a parlare facciamo di libri antichi, niente. sì, ci porta una sega. Vai pure, dicevi. No, niente, per concludere l'argomento fumetti, sì, ce ne sono, appunto non è il mio, diciamo, obiettivo principale di studio, di trattazione. Ma quindi si parla tipo roba di Winsor McCay, tipo Little Nemo, questi libroni? Quello, ma anche i primi action comics, oppure... Come i primi action comics? Sì, anche quelli sono rari. Ho capito.
Ma come, che senso, primi action, cioè cosa c'hai, cosa hai trovato? No, non si può, no, no, per dire che sono rari anche quelli, no, io adesso ne ho, attualmente ne ho 3 o 4, ma sono numerazioni abbastanza avanzate. Avanzate, sì. Abbastanza. E... però, no, sì, è il, anche Topolino, il famoso primo Topolino rosso, il libretto rosso, e anche quello, se capita, è un libro raro. Ce l'hai te? L'ho avuto. Vabbè, poi l'ha venduto. Oh. No, 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 chiaro, chiaro. No, è per sì, curiosità sì, mia personale. Sì. Però, ad esempio, su quello bisogna fare molta attenzione perché è pieno di farsi. Pienissimo. Davvero? Anche detto Topolino numero uno? Certo. Vabbè, ma ci sono le copie anastasi. Il primo Tex è pieno di farsi, ad esempio. Si riconosce dalla carta, dalla copertina, dai pigmenti sulla copertina, ma è pieno. Perché, allora, ci sono le anastatiche, chiaramente, ma sono dichiarate dentro in... Certo, sì, sì. E poi ci sono i falsi, sì sì, ce ne sono tanti. Quindi sei anche dovuto addestrare a riconoscere sempre. Ma io ogni volta che compro un libro nuovo mi addestro praticamente, perché ogni libro ha la sua particolarità, ogni libro ha la sua... infatti ci ho pensato a questo. Sì, ogni libro è una roba nuova. E quando infatti mi chiedono come ci si forma per fare il tuo mestiere, non si può, nel senso, non c'è un percorso accademico, ci sono ma sono collaterali poi il mio mestiere. L'unica cosa è l'esperienza su ogni singolo libro, e più tu ne accumuli e più cresci e te ne ricordi, allora se ne becchi uno una volta dopo, magari non lo stesso ma simile, hai dei punti di riferimento, però tendenzialmente solo l'esperienza. Ma te l'esperienza te la sei fatta anche con dei maestri che magari erano i tuoi genitori? Certo, mio padre, perché mia mamma, che è specializzata in stampe, quindi si occupa di altre stampe antiche e moderne. Mio papà invece è stato lui a spiegarmi il libro antico per prima. Poi vabbè, io ci sono nato dentro, quindi lo assorbo da quando sono piccolo, però poi professionalmente sono stato formato con lui sotto molti punti di vista, non sotto tutti, però con lui io ho cominciato almeno ad apprendere le metodologie di approccio al libro antico, alla vendita, all'acquisto, allo studio, all'analisi. Hai fatto praticamente il garzone di bottega, certo. classicissimo, okay. Necessario, cioè, è impensabile cominciare a fare questo mestiere senza partire davvero dalle basi. Cioè, ne parlavo con un ragazzo che mi scriveva e mi diceva: ma io come posso iniziare? E gli ho detto: comincia a comprare un libro piccolo, quello che pensi essere proporzionato alle tue possibilità, a quello che vuoi fare, e compri uno. Te lo guardi, te lo studi, lo descrivi e lo rivendi. Boom. E poi da quello ne compri due, poi due sono tre, quattro, cinque, e poi cominci ad avere uno stock tuo. Ma è davvero un mattoncino dopo l'altro, un libro dopo l'altro. Qui bisogna partire praticamente mentre fai le superiori, praticamente 18-19 anni devi partire. No, secondo me, vabbè, dipende molto dalle tue tempistiche di apprendimento, però se sei appassionato a quello che fai, impari in fretta. Cioè, se io vedo un libro, lo sfoglio, non ho bisogno di passarci sopra una giornata, me lo ricordo quella particolarità, quella pagina, quell'illustrazione, quella data. Poi è chiaro che uno ha sempre il supporto delle bibliografie, di internet, dei libri che hanno scritto sui libri, però... sai, ci sono delle occasioni in cui devi essere molto sveglio e veloce, cioè se ti capita di dover comprare un libro in una fiera o da un privato al volo, non è che ti puoi mettere lì a aspettare mezz'ora, a chiedere di aspettare mezz'ora perché devi studiare, cioè devi essere pronto, sveglio. Poi se ci sono delle difficoltà nel capire certe questioni, vai ad approfondirle chiaramente, però bisogna essere veloci. E abbiamo parlato di falsi, di vendite, fate anche restauri, cioè vi affidate a qualcuno? Sì, ci appoggiamo tendenzialmente a due figure diverse, un laboratorio di restauro di Torino e un restauratore di Verona, che è un grandissimo amico, e lui ci restaura i libri, quelli tosti, perché lui ha studiato dai frati. No, sei bellissimo però. Dai frati. Cioè lui ti restaura un libro antico con le tecniche e i materiali che usavano i monaci nel 500 per rilegare i libri. Mamma mia. È più bravo in Italia, ma in Europa. Cioè ci sono i migliori librai antiquari al mondo che se lo strappano via dalle mani perché lui è quello che tocca i libri.
Ma queste professioni non rischiano di scomparire? Io ho una paura. Cioè il fatto che dipenda tutto da 4-5 persone e basta, capito? Allora, la professione del restauratore non può sparire fin quando ci sono libri da restaurare. Certo. La professione del libraio, anche questo è un argomento su cui io sto discutendo molto. Allora, è una professione antichissima. E noi, librai, l'abbiamo fatta nella stessa maniera per 200 anni almeno, dalla fine, dalla metà dell'Ottocento ad oggi. Ed è uno dei pochi mestieri che non si è mai evoluto, se ci pensi. Compro un libro, lo metto nella mia libreria e aspetto di venderlo. Cosa succede? Che oggi i tempi sono diversi e tutti i mestieri necessariamente si devono adeguare in un modo o nell'altro ai tempi di oggi. E qua, secondo me, arriviamo a quello che sto facendo su TikTok, dove i mezzi cambiano e uno deve adoperarli. Ed è necessario, oltre che secondo me anche è una bella sfida. Cioè, io, i ragazzi che mi seguono lo sanno, io mi diverto come un matto. Non a girare, cioè non tanto a stare su TikTok. Io mi diverto molto di più, sai, quando loro cosa fanno? Mi editano i video e vengono ogni tanto a girare con me. Certo. E io prima di fare il video spiego a loro il libro, lì mi gaso come un matto, a telecamere spente, cioè col telefono spento, con tutto spento, e loro mi guardano e mi dicono: ok, adesso sta cosa qua esattamente la devi ridire, però quando ti riprendiamo rutta testa di cazzo, perché non stavamo riprendendo. ed è vero, è quello il momento in cui mi appassiono anche io, perché poi a raccontare le cose che ti monta ancora di più la... Sì, chiaro, però quando hai un pubblico davanti di carne è sempre meglio, capito? Certo. Che... Questo è innegabile. E vedi l'espressione, lo stupore, la... E poi puoi anche parametrare il tuo approccio, cioè se tu vedi uno che si sta per abbioccare mentre gli racconti una roba, dici: aspetta un attimo, mi sveglio, perché sennò ti ammazzo di parole. Se all'opposto vedi uno che sta andando in botta perché lo stai gasando troppo, cerchi di... E quello è il limite dei social, che non vedi mai chi c'è dall'altra parte. Non lo vedi, però lo immagini questa folla di persone che comunque è lì a guardare poi un minuto e mezzo, cioè non è che abbiamo così tanto tempo per andarci sotto. Dai che fra poco ne avrete di più, cazzo, io non vedo l'ora. Sì, ma guarda, adesso non voglio fare la parte, però non, poi soprattutto su TikTok lo sai meglio di me, cioè i numeri su TikTok non è detto che dicano tanto, però a me interessa semplicemente che i ragazzi che guardano TikTok sappiano che c'è altro e che lo cerchino, che lo vadano a cercare, perché c'è altro. Sì, bisogna sempre perderci un po' di tempo, cosa sì, certo, che ultimamente fanno poche persone o comunque una nicchia che può essere anche grande, ma non è la massa, purtroppo. No. Bisogna educare la massa, ma anche le persone come te lo stanno facendo anche in maniera encomiabile, secondo me. Allora ragazzi, per quanto riguarda gli interventi, noi faremo un esperimento diverso, perché dovete sapere che oggi c'è stato un piccolo inconveniente con Trenitalia, c'è stato uno sciopero. Grazie Trenitalia. C'è stata un'avventura terrificante da parte del buon Lucone, che per arrivare qua ha fatto delle peripezie allucinanti, e io infatti ho fatto la storia tardi, come ho spiegato su Instagram, perché non sapevamo fino all'ultimo se Luca sarebbe venuto qua con noi. Per fortuna, grazie a Dio, eccolo qua. Quindi ci sono pochissimi interventisti, noi ci spostiamo di là, facciamo vedere i libri e gli interventisti, se vogliono, possono fare le domande. Beh, mentre facciamo vedere i libri, quindi facciamo un po' i multitasking della situazione. Te la senti? Certo che sì. Dai, allora ci spostiamo di là al volo, ragazzi, un attimino. Allora, guarda che bello. Questo è la genealogia degli dei di Boccaccio. Boccaccio noi lo conosciamo per il Decameron, sì, ma in verità all'epoca, quando lui era in vita, era famosissimo per questo libro qua. Questo è stato stampato nel 1547 e appunto lui divenne famoso per questo libro all'epoca, poi noi invece lo riconosciamo per il Decameron. Perché è figo questo libro? Perché all'interno lui cerca di spiegare i rapporti di parentela tra gli dei romani e greci dell'antichità, e poi ci fa vedere chi è il capostipite. Il Demogorgone. Guarda che bello il capolettera. Sì. Questo è l'albero genealogico degli dei. Il Demogorgone, che noi conosciamo per Stranger Things e per Dungeons and Dragons, nasce con Boccaccio. In verità nasce con Lattanzio ancora, prima di lui, che era un grammatico del IV secolo a.C. Boccaccio però fa risalire al Demogorgone l'origine di tutti gli dei. Per ritornare a quello che dicevamo prima,
tutti questi libri portano poi a noi, cioè noi ci siamo impallinati con il Demogorgone di Stranger Things, vai a capire da dove cacchio arriva, arriva da qua. E questo ci tenevo a farlo vedere. Posso sentire l'odore? Vai. Madonna, è quella, è una carta che ha i suoi 500... Cosa la rilegatura? Anni. Questa è pergamena, una rilegatura in pergamena. A me, raga, piacciono gli odori, devo sentire anche... Devo usare tutti i sensi. Che bello, i capolettera sulla cosa più bella. Sì. Ma poi immagina che per comporre quelle pagine, quei caratteri mobili, dovevano spostare ogni singolo carattere, ogni singola lettera per comporre la cosa blasta, poi andare a stampare. Cioè... Stampare, sì, stampare libri all'epoca, cioè era una follia. Noi oggi ce li autoproduciamo su Amazon, ma all'epoca dovevi spendere l'equivalente di una casa per fare un libro così. Il valore, raga, ma che ve frega, dai, guardiamolo e basta. Cioè, chi se ne frega del valore? Questa è una bella combo. Bellissimo comunque. Bello. Questo l'hai trovato sempre da un privato? Questo l'ho trovato da un privato, sì. Sì, sì, sì. Chissà da quanto, perché ce l'aveva lì, la storia. Poi guarda, c'è una storia che sì. Questo è tenuto molto meglio, no? Sbaglio, magari. Ma proprio tu. Questo è. Io questo Ex Libris. Sì. Questo, tra l'altro, è uno dei collezionisti più importanti al mondo. Allora, questo è Galileo. Questo l'ho fatto vedere in un video, ma ci tenevo a riportarlo. Questo è stato stampato nel 1641, quindi è una seconda edizione, la prima del 1632. E sono i dialoghi di Galileo. Questo è il libro a causa del quale Galileo fu arrestato. E fu condannato alla biura, cioè la biura è l'obbligo per Galileo di rinnegare le sue credenze più viscerali, più convinte. Cioè questo aveva lavorato una vita intera per dimostrare che il sistema copernicano era esatto e la Chiesa gli dice no, io ti obbligo a rifiutare la tua idea, cioè lo devi dichiarare pubblicamente, la biura. E quindi la prima edizione del 1632, l'anno successivo nel 1633 lui viene prima incarcerato e poi condannato alla biura. E questo è il libro a causa del quale lui scatenò sto putiferio. Perché è importante questo libro, Galileo, e tutto quello che arriva da qua? Perché è stato il primo vero movimento di scienza libera. Cioè Galileo ha detto, ma oh! Cioè, e lui è il caro vecchio Gali. No, stavo guardando il dettaglio dell'incisione, che è veramente eccezionale. Sì. Sì. E quindi questo fa... Cioè è un libro che davvero dici, a parte tieni in mano un pezzo di storia, ma un pezzo di storia della scienza. Cioè da lì in avanti gli scienziati hanno cominciato piano piano a rendersi più autonomi rispetto al potere enorme che aveva la Chiesa nei loro confronti. Godo. Ma poi ci sono tutti, poi più avanti vedi le illustrazioni, proprio col sole, finalmente in centro e non più la Terra. C'è modo di dov'è secondo te? È tosta. Te la trovo. Vai, te la trovi? Sì, sì, sì. Vai, vai. Insomma, questo, cioè, se ci pensiamo, che è stato il libro che ha svoltato la scienza, fa impressione. No, cioè, più che altro mi fa ridere che lo sfoglio è un numero di grazia, tipo, comprato. Ecco, no, allora parliamone, perché sotto i miei video ci sono gli espertoni che mi dicono sempre sei un assassino, non usi i guanti. I guanti sui libri antichi non si usano. Basta avere le mani asciutte e pulite, perché perdiamo sensibilità e rischiamo di strappare la carta. Quindi, a meno che voi non abbiate delle basi scientifiche, che invece ho io, per dire che non si usano... È latino, ragazzi, credo sia il latino. Sì, sì, in latino. E state tranquilli, perché lo sto trattando come si deve. E allora, l'immagine che uno cerca, come al solito... Vabbè, ma... Non viene mai... no, ma perché è fighissima con il... Hai ragione. Con il sole... C'è un Beh, dammi tu il limite di tempo oltre ma quale ma porta una sega. Leggi sommario, guarda dov'è l'immagine. No, forse dovevo segnarmela io prima. Vabbè. Me le sono lavate le mani prima della puntata. Ecco. Perché sapevo tanto che andava a finire così. Dopo la pizza che ci siamo scofanati. E vabbè, arriverà. Non arriverà, lo so già. Dovrebbero anche rimanere al buio. Sì, raga, ma non è che se vabbè, si espongono... Vabbè, non siamo al sole delle Hawaii. Allora, questa è una... Ma poi mezz'ora non succede nulla, raga. State tranquilli. Il sole al centro. Che meraviglia. E il sistema copernicano. Pazzesco. Eh sì.
veramente figo. No, poi è tenuto molto molto bene. Sì, sì, le brunature che vediamo, queste macchioline che ci sono, sono molto normali per le carte del 600. Cioè, erano fatte proprio in quel periodo in maniera tale da assorbire un po' di umidità e di brunitura nel corso poi dei secoli. Quindi è molto più normale trovare un libro del 600 con queste macchioline rispetto invece a un libro del 600 completamente clean, bianco. Questa è sempre una legatura in piena pergamena. Ma quando si inizia a decorare tanto la copertina? Allora, hanno iniziato abbastanza in fretta. Già nel 5-600 troviamo delle legature molto molto complesse e decorate. Diciamo che l'apoteosi l'hanno raggiunta i francesi alla fine dell'Ottocento. Lì sono proprio usciti di testa, hanno cominciato a fare queste legature paurose, per poi nel Novecento fare la vera e propria legatura d'artista. Cioè c'erano degli artisti che firmavano le legature dopo, perché magari le decoravano a mosaico con l'intarsi in oro. E mentre invece nell'antichità la legatura era preziosa in base a chi l'aveva, cioè i papi, le famiglie nobili importanti. Che meraviglia, ecco queste robe qui. Allora, noi abbiamo fatto il 600, facciamo un salto in avanti, diventiamo un po' più pop, e qua c'è un dono che io porto a Dario. Allora, innanzitutto, ma figurati, innanzitutto complimenti per il logo, perché è figo, mi piace tantissimo, eccolo qua. Mi piace il font, mi piace tutto, mi ricorda... Sì, mi ricorda una roba newyorkese, anni 20, anni 10, però proiettata nella modernità, mi piace parecchio. Vado allora, dispiace anche quasi... No. E io faccio così. No, ci tenevo a regalarti questo oggetto perché credo che fosse destinato a te da parecchio tempo, con una serie di la particolari... Eh sì. Aspetta, dezoomo. Si gode! Topolina! Ah, qui quando ancora si chiamava Topolina! Sì. Questo l'abbiamo... Insomma, è il motivo per cui, tra l'altro, cioè quando mi hai chiamato la prima volta, tu mi hai detto di aver visto questo, il video che lo faceva vedere. E questo è il Topolino pop-up, 1935. Mamma, che goduria! E ha tre pop-up. Questo all'inizio, con l'aquilotto, uno centrale e uno alla fine. Guarda che bello anche lei. Bugie, guarda questa menzogna. Favole, le illustrazioni Walt Disney gli importava una sega, Dio Madonna, era Lid che contava i soldi per produrre. Questo di che anno è? No, mi ha detto 35. 35 ed è, stava, mi sa, già lavorando a Biancaneve. No, forse l'anno dopo ha iniziato. Quindi stava cercando soldi per fare altra roba. Questo secondo me è Gottfredson. Così a naso. Ah, da lì, da qua in avanti vai tu, cioè io sono... Così vedendo lo stile mostruoso dovrebbe essere Gottfredson. Altro che Disney. Che bellezza. Topolina. Eh sì. Ti ucciderà. Si usavano anche insomma delle robe un po' sì, diverse rispetto, certo. Ma anche è tenuto abbastanza bene. Ecco, sì, sì, oddio. Molto bene. È tenuto molto bene perché, come dicevamo prima, i pop-up molto spesso perdevano pezzi, si staccavano, si rompevano. Questo è perfetto. Che bello, grazie. Guarda, oddio. Gear Fifth, ragazzi. Assomiglia. Quanto cazzo era bravo. Guarda che bella questa roba. Sì, quei neri. Belli netti, capito? Bello. Che grazie, 5K. Dai, gli allungo 5.000 euro così, a segno proprio. Bellissimo. Ecco l'ultimo pop-up. L'ultimo. Compluto, col design ancora un po' più vecchiotto, che doveva ancora... Ecco qua. Bella la tridimensionalità della staccionata, che viene molto molto simpatica come idea. Prima, ok, copertina e quarta uguale, si usava parecchio. E dov'è il costo? Sono curioso. C'è? Forse c'è, sì, forse qua. Società Anonima Milano, è bellissimo. No, non c'è allora. Allora, vediamo cosa c'è scritto. Per concessione speciale della Walt Disney Enterprises, diritti riservati per tutti i paesi del mondo, proprietà letteraria riservata. Copyright by Walt Disney. Prima di Mondadori c'era Nerbini, ragazzi, di Firenze.
quello. Ti è mai capitato un Topolino giornale tra le mani? No, purtroppo no. Purtroppo no. Quello è fighissimo, eh? Grazie di cuore, veramente. Questo è... Se lo metto in vetrina, chiaramente. Qui accanto alla spilla, io ho tutto di Topolino. Che la felpa oggi. Poi. Questa... Oh, via! Ecco, ragazzi, qua. Non poteva mancare, sì. Questa è la terza edizione dell'Hobbit. Del 1975, terza edizione, ma decima impressione, perché noi dividiamo le edizioni dalle impressioni. C'è prima edizione, seconda impressione, terza impressione, quarta impressione, poi seconda edizione e ogni impressione della seconda edizione, infine terza edizione e le impressioni della terza. 1975, la prima del 37 dell'Hobbit, e la roba molto figa è che questo libro non cambia mai nel corso delle edizioni, cioè dal 37 al 75, per questa terza, la copertina è la stessa, la sovracoperta è la stessa. Ti chiedono cos'è un'impressione. Allora, le edizioni sono quelle che l'editore decideva di emettere cambiando leggermente magari il libro, no? Quindi dicevano, ok, prima edizione la stampiamo 10 volte. Quelle 10 volte vuol dire 10 impressioni della prima edizione. E poi di conseguenza la seconda edizione la stampiamo 13 volte e quindi 13 impressioni. E, dicevo della copertina, la copertina è illustrata da lui. Cioè Tolkien si è illustrato la copertina con sta grafica spaziale e anche all'interno le varie illustrazioni che ci sono. Questo è un classicone, ma è parecchio raro. Perché in edizione inglese, tra l'altro, l'italiana è già più comune, già più facile da trovare. Una prima edizione dell'Hobbit adesso si trova, ma a prezzi decisamente elevati. Questo è veramente bello, eh? Sì, ma lui era bravissimo a illustrare, bravissimo. Cioè, più che altro, sai, è... Ma è che... Spettacolo, aspetta, zoom, perché, sai, non è facile, eh? Ecco qua. Mica è puntinista quasi questa illustrazione. Aspetta che ne trovo questa a colori. Con Rivendell. Ma è davvero davvero bella. Non le avevo mai viste queste. La prima volta. Spettacolo. Bello. Eh sì, bello davvero. Poi vabbè, ne ho portato uno che a me fa molto ridere. Vai. Andiamo avanti con gli anni, arrivando agli anni 80. Cioè, c'è uno che si è scritto sto libro. Tieni. Come funzionano i dischi volanti? Ma apposo. Cioè, sembra, lo sai che sembra? Un manuale di meccanica. Ti dice come costruirli, veramente. Cioè, ci sono gli schemi, ci sono tutte le... Allora, aspetta, indice. Principi e fasi sperimentali preparatorie alla realizzazione di nuovi veicoli. Interazione dei campi rotazionali. Precessione e momento torcente secondo la dinamica del moto rotatorio. Forza antigravitazionale. Reattività dei moti. Forza di lancio. Vediamo un po' che troviamo, ragazzi. Introduzione. Una prima domanda da porsi è come questo lavoro possa terminare tra gli esperti di voli spaziali un mutamento delle loro opinioni. Beh, sì. Buona domanda. Eccolo qua. Nazzi, ma è meravigliosa questa cosa. Sembra un libro di scuola. Sì, sì. Si parte dalle basi, dai primi schemi e poi vai avanti e ti faccio costruire la navicella spaziale. Questo è raro, questo libro, perché questo signore se l'è autoprodotto e se lo vendeva in casa. Chiaro. Quindi per averlo doveva andare a casa sua, con sua mamma che ti apriva, ti faceva. E quindi ce ne sono pochi per quello. Ma di che anno è questo libro? Questo deve essere aspetta. 80. 80. Ok, non mi ricordava una cosa assurda, vabbè. Che bello però, Sì. Come te lo sei procurato questo? Te l'ha portato uno? No, questo l'ho comprato online. Ok. Questo l'ho comprato online perché stavo cercando libri del genere e sono incappato in questo qua. E subito quando l'ho visto ho detto, vabbè, lo devo comprare ovviamente perché non posso non avere un libro che descrive come costruire un UFO. È vero, poi... Bimbi, è il libro delle profezie di 20th Century Boys. Ma scusami, ma lui ancora... Ma sì, col frisbee, sì. Ma lui è ancora vivo, che tu sappia? No, credo che sia morto. Peccato. Sono quasi sicuro. Ma lui è stato un...
adesso noi ne ridiamo, ma io ho un enorme rispetto, perché Basso Ricci è stato un grande studioso dell'argomento all'epoca, era molto rispettato, è molto rispettato, per cui comunque uno che scrive una roba del genere non lo trovi da un'altra parte. Direi di no. Per poi arrivare... ci sono anche dei motivi forse in questo. Con quest'ultimo. Allora, questo ovviamente arriviamo ad oggi. Questo è Spy Games, di illustrato da Kim Myung-gi, che spero voi tutti conosciate. Comunque nel caso è un illustratore sudcoreano che purtroppo è mancato un anno fa. Insensata qualità, ragazzi, veramente. Sì, il problema, la cosa figa è questo libro, la stai girando adesso. E questa qua è una dedica di Kim Myung-gi con il disegno. Quando ha nel 2014 presentato questo libro in Francia, questo caro Thomas, a cui è dedicato, ha ricevuto questo libro e che lui gli ha dedicato e è firmato. E, a parte il fatto che Kim Myung-gi è forse il mio illustratore preferito, insieme a Karl Kopinski e pochi altri, e oggi, soprattutto dopo la sua morte, è difficilissimo trovare roba sua. Gli hanno fatto, tra l'altro, gli hanno aperto adesso un museo in Corea del Sud. Avrei anche l'idea. Il suo team gliel'ha aperto da poco. E a me lui fa impazzire. Ma poi che dediche spaziali faceva? Una dedica bellissima. No, ma poi a me ha sempre impressionato, vabbè, per le prospettive, che c'era sti disegni con 40 punti di fuga delle prospettive. Ma soprattutto lui disegnava tutto a memoria. Cioè, disegnava un motore scomposto di una macchina tutto a memoria, non andava a vedere nessuna reference, cioè, era tutto nella sua testa. E poi se vedi i suoi video, i suoi filmati, lui disegnava sempre. Sempre, cioè lui era a cena, facevano tutti cena insieme, chiacchieravano tra di loro e lui era lì che disegnava. Ossessionato. E a me lui piaceva morire. E questo è un libro ovviamente modernissimo, perché siamo nel 2014, e però è una rarità, perché una dedica di Kim, così, ecco, questa è della mia collezione personale, quindi non guardatelo, non chiedete quanto costa, perché questa è mia. No, ma non credo che nessuno si azzarderebbe mai a chiederti una cosa del genere, penso. Sono, magari non sono tutti collezionisti, ma tutti, capisco, che seguendomi hanno iniziato a capire la pazzia di tutti noi. Allora, entriamo un attimo, ci siamo già su Discord, se qualcuno, ragazzi, vuole entrare, anzi ti slego le cuffie, così almeno rispondiamo a qualche domanda alla volée. Esiste il grading dei libri? Questa è una buona domanda. No. Grazie a Dio. No, è una cosa... Allora, le condizioni sono molto molto considerate, le teniamo sempre molto in considerazione, ma non esiste un grading. Esiste però nella nostra descrizione del libraio delle case d'asta condizioni buone, ottime, ma non c'è proprio il grading. Forse qualche collega americano l'ha fatto per un periodo, ma con poca fortuna, perché non siamo assolutamente abituati, cioè il collezionismo librario non è abituato ai grading. Meno male. L'unico campo forse che si è salvato per ora dal grading è quello lì. No, poi capisci che un libro del 500, cioè come fai a dargli un 10? Perché quello c'ha 600 anni, cioè è chiaro che ha una virgola che non va, però per me sono ottime condizioni e un grading mi direbbe, ma poi no, non è 10. Un grading come fa a prendere un libro del 600 a paragonare le condizioni di uno del 900? Nuovo, cioè. Esatto. Branduardi, secondo te, Luca, perché i libri adesso sono molto meno un intrattenimento di massa rispetto al passato? E secondo te cosa servirebbe per poter riacquistare quel pubblico perso e ridiventare di massa? Per esempio, possono servire altri divulgatori e dei divulgatori efficaci che riacquistino questo pubblico, come per esempio te? Oppure sono i libri a dover cambiare, quindi nel bene o nel male, basta per ritornare di massa, intendo. A voi. Grazie. Allora, di base non sono più così performanti, perché ci sono strumenti molto più adatti alla trasmissione del dato, dell'informazione veloce, pratica e immediata ed efficace. Quindi questo mi porta a rispondere anche alla tua seconda domanda. È necessario reinterpretare il ruolo del libro. È chiaro che se uno sta cercando un'informazione su un determinato argomento, è chiaro che andare su Google e cercarlo lì è molto più facile, veloce e forse anche esaustivo rispetto ad andare in una biblioteca a fare la ricerca bibliografica. Quindi il compito di chi divulga e anche di chi accoglie la divulgazione libraria è quello di reinterpretare l'oggetto libro. Ed è quello che dicevo prima con Dario, il libro deve diventare un regalo che ci si fa
per dedicare del tempo alla riflessione, alla lettura, all'analisi di un argomento, all'interessamento di un argomento nuovo che non si conosce. Bisogna reinterpretare, come è necessario che, cioè, accade con un sacco di cose, un sacco di oggetti, è normale che capiti anche con il libro. Però, ti puoi anche avvicinare a Luca se vuoi, così ti... Vai. Ok, non voglio prendere tempo agli altri, quindi li lascio, dico soltanto comunque, cioè, grandissimo, perché tu i libri che compri li leggi a differenza di Mangaka. Ciao, non ragazzi. So chi sia questa gente, Brando Arby. Mangaka certo che lo so, sai, però ti devo correggere. Il nostro babbo. Purtroppo non li leggo i libri antichi tutti. Anzi, no ragazzi, li lascio agli altri. Ciao ciao. Ma almeno ascolta la risposta! Scusa. Ho sentito, ha detto che lo conosce, non ti incazzare. No, Dario, no, ti si è perso un pezzo, rincoglionito. Ha detto che non legge tutti i libri che compra. Mi vattene a fanculo, va. Allora, scusami, Luca. No, no, ma fatto... vai Jenny, ciao, ci senti? Jenny. Vai. Ciao Dario. Ciao, ciao, Luca. Ciao, 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 ciao. Ciao. Metto qui, vai. Io ho domande che mi ero preparato, però ne faccio una sola perché una l'avete già risposta in parte prima. Volevo chiedere a Luca, sostanzialmente io, essendo uno studente di storia, spesso ci domandiamo come divulgare il contenuto di un libro, cioè che io mi sono concentrato sul libro con la paleografia, l'archivistica come mezzo di diffusione della cultura. Quale mezzo è per divulgare un libro, perché nei suoi TikTok, io lo seguo, ci riesce, però parla molto spesso del contenuto, però lo fa anche vedere un libro, cioè lo tiene materialmente con sé. Qual è qualcosa che vorrebbe mettere nei suoi video che non può, come può essere l'odore di un libro, la consistenza delle pagine, che alla fine sono importanti. Un libro lo capisci quando lo tocchi, sostanzialmente. È vero, però secondo me quello che per cui mi è utile, tra l'altro, TikTok e creare contenuti del genere è proprio quello, cioè uno deve sforzarsi di capire che cosa c'è di interessante all'interno di un libro, perché è sempre molto facile proporre un libro dicendo dai, è famoso, lo conoscono tutti, l'autore è conosciutissimo, te lo do. No, bisogna lavorare, cioè impegnarsi, spendere energie per capire effettivamente che cosa c'è di bello da raccontare di quel libro, perché poi ci sono dei libri molto famosi, molto noti, che a me non interessano per niente, cioè che non hanno un appeal così... No, non leccare un po' il libro, Dario. No, no, non voglio leccare. No. Però che tipo, mi stai trattando come un bimbo. No, visto. E quindi no, per tornare alla serissima domanda molto, molto interessante che facevi, io direi che i divulgatori, se vogliamo far entrare anche i professori e diciamo il mondo accademico, devono impegnarsi per andare a cercare che cosa c'è da dire e non solo buttare lì e aspettare che chi lo vede si appassioni. Perché io è quello che faccio con i video su TikTok, cioè io prendo il libro e dico ok, so che è figo, so che è importante, ma che cosa vado a dire in un minuto e mezzo per cui valga la pena stare lì? E allora uno va sotto, trova, porta su, fa vedere, però è un lavoro, un mestiere, cioè è un mestiere, è un'energia, è un tempo speso, insomma è bene. Anche perché qualcosa che può essere interessante per un esperto può essere anche non interessante per il pubblico di massa. Bravissimo, bravissimo. Volevo ringraziare poi Dario per aver portato un ospite del genere. Luca, io ti ringrazio per il TikTok che fai, che sei uno dei pochi italiani che parla di libri. Ti ringrazio per il contenuto che porti, perché sono molto interessanti, io li seguo tutti, veramente. Grazie a te, grazie a te. Ciao bello, ciao 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 ciao, ciao, ciao. Comunque ci mancherebbe, Jenny, lo sai che insomma Radio Tomodachi si porta questi ospiti qua. Chi è? Daku? Oddio. Oi. Ciao Daku. Ciao Darione. Ciao Luca, buonasera. Ciao. Allora parto subito con la domanda. Sì. E volevo dire, tu Luca in particolare, ma in generale un po' tutto il mondo dei libri dell'antiquariato, come reagiscono a informazioni tipo c'era... mi sembra quasi un annetto fa che c'era stata della scoperta di una biblioteca in Tibet, in un monastero, piena di libri super antichi e di non so che anni, vabbè.
E come si reagisce in generale alla scoperta di un libro particolarmente antico di un determinato autore o a una raccolta di libri del genere che prima non c'erano e che viene scoperta? Sei contento? Sarà contento, lo so. Sì, no, vabbè, allora nel mondo no, magari no, si no. fa gara su chi riesce a caparlarselo. No, allora diciamo che innanzitutto è molto difficile una scoperta del genere quando avviene. Nel 99% dei casi prende poi una strada istituzionale quella raccolta lì, quindi viene acquisita da uno stato, da una biblioteca pubblica. Quando succede, la comunità dei librai antiquari e dei collezionisti del libro antico sicuramente se ne interessa, sicuramente l'approfondisce, e è un po' come in tanti altri campi, in tanti altri ambiti del collezionismo. No, esempio, l'altro giorno abbiamo scoperto che è esistito in prova di stampa Shining Gyarados Fan Club. È una notizia interessante. Sì, esatto. Ad esempio. Vabbè, allora vado con la seconda. C'è pure la seconda. Vai. Piccolina. Cos'è che in un libro antico più vai a guardare quando decidi se mai riprenderlo per te o per il tuo eventuale negozio? Cos'è l'aspetto che più ti attrae? L'autore, il contenuto? Puntata non seguita, mi sa, però va bene, prego. No, dipende molto. Tendenzialmente il suo contenuto. Poi magari ci sono dei libri estremamente belli perché sono illustrati in maniera paurosa. Ci sono dei libri di viaggi bellissimi, illustrati soprattutto da artisti inglesi che Ti ha cagato in testa, scusa Luca se ti interrompo, però vabbè, tutti gli elementi in chat. No, cos'è che gli hanno fatto in testa? Gli hanno cagato. Niente. Dai, vi lascio e grazie. Vi ricordo che tra 100 anni anche il libro di Ciccio Gamer sarà un libro antico. Sì, Fortnite tutti e segreti. È probabile. Bacione, e te lo compri, anzi, tuo figlio. Grazie Luca ancora per il lavoro che fai su grazie TikTok. Grazie a te. Educhi questi dementi. Vabbè, ma allora non è che se uno ti ha detto ti ha cacato in testa, te che memi no. tutti i giorni la mia live facendomi incazzare, ti devi fare per maloso. No, ma che sei impazzito? No. Dai. No, ma lo fanno, dai. Cosa leggi? Non legge, Luca, è meglio. Ciao. Non riescono a non leggere, cioè tipo. Sono stranini, lì dentro. Beh, ti ora. Ma ha detto che segue Spider-Man, non l'avevi mai letta la chat in quei frangenti? Sì, lì. Sì. Te un po' così? No, però devo dire che la tua è una di quelle più leggibili, più sane. Ma molto veloce la chat, quello. Sì, bisogna. Ma tu come fai? Allenamento. Questione di allenamento e basta. Vai, ciao. Oh, no. Ciao. Parto subito con la domanda per non rubare altro tempo a chi è in attesa. Allora, volevo sapere, è una domanda che vale sia dal punto di vista professionale che dal punto di vista personale. Qual è il libro che ti ha cambiato la vita? Buono. Bella. Peccato che non sappia rispondere. No, sì. Magari no, no. Ok. No. E il libro che mi ha cambiato la vita... Beh, è stato uno dei primi libri che ho acquistato io personalmente. Devi sapere che quando io ho cominciato a lavorare, appunto, come ho detto prima, con mio papà, non subito lui mi ha dato il permesso di comprare senza consultarlo. Chiaramente è dovuto passare un po' di tempo. E allora il primo libro che poi ho acquistato da solo, quella è stata, oltre che un'emozione, una soddisfazione personale, vabbè, ero piccino. Per piccino più o meno, vabbè. E quello è stato il libro che adesso ha cambiato la vita, no, però è stato un libro importante, è stato un libro tosto che mi ricordo sempre. Tra l'altro è un libro di medicina dell'inizio del 600, molto bello, con le tavole illustrate dentro, e quello è un libro che mi ricorderò sempre perché è stato il primo che ho acquistato io direttamente. Bene, bello, ciao, grazie, ciao. 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 Ciao.
Allora, paradossalmente abbiamo quasi finito. C'è il tempo per l'ultimissima domanda. O oh, Aaron, senti, no, è andato via l'altro. Vabbè, butto dentro Aaron che c'è sempre. Aaron, vai, la ciao. È il caso di fare un editoriale, buonasera. Aaron, direttamente. In fondo a ogni puntata di Radio Tomodachi c'è l'inciso di Aaron, vai. Cosa? Allora, sarò velocissimo. Ha mai trovato per caso dei misteri? Non so, magari un libro antico con una manicola ad una sola pagina che indica una frase precisa? Allora, sì, però spieghiamo agli altri cos'è la manicola, perché sì, allora lo spiego io velocemente. Le manicole sono dei segni grafici, proprio dei disegnini di dita che indicano, manoscritti che indicano sui margini del libro una parola o una riga importante che il proprietario del libro ha voluto sottolineare. E, no, onestamente no, nel senso che i libri, cioè i misteri che avvolgono alcuni libri, che poi senza andare a esagerare con la narrativa del libro misterioso, sono di altro genere. Ad esempio, per alcuni libri sono stati stampati sotto pseudonimo, oppure variando la data per non far capire l'epoca, o variando il luogo d'edizione. Molti sono contraffatti, ad esempio, cioè venivano stampati nel 700 e poi nell'800 con un'altra data di edizione e luogo di stampa. Quindi il mistero che può aleggiare attorno a un libro magari è un po' quello, cioè casi di pseudonimia, piuttosto che magari date scritte in maniera strana per non far capire subito, poi alla fine ci arrivi in 8 secondi e non era... Però al di là di quello, devo essere onesto, non mi sono mai trovato di fronte a cose particolarmente... Forse con i manoscritti, vabbè, io adesso ho un manoscritto pauroso che si chiama, e lo si vede in un video, come preparare il decotto di vipera. Bellissimo! Perché il decotto di vipera veniva utilizzato nel 600 per curare le polmoniti. Ah, ok. Allora c'è questa ricetta dove proprio ti dice quanta vipera devi usare, l'alloro, cuocerla nell'acqua e quindi creare questo decotto di vipera, che era appunto un liquido che poi veniva assunto, credo per morire, più che per farsi curare la polmonite. Ecco, quella è una cosa particolare, misteriosa, perché dici, ma com'è, quando e come gli è venuto in mente di spappolare una vipera dentro un bollitore? E niente, spero. Sì, sì, sì. Posso fare una domanda velocissima? Certo. Un'altra? Certo. Ha presente, penso di sì, ovviamente, la biblioteca... Sì, ti biblioteca... Come, Dario? Non di Dario, è lei. Ma caso è lei? Io non lo conosco, è più grande di me. Ma queste cose sono finite, dai, no, andiamo avanti. Hai presente la biblioteca apostolica vaticana, no? Sì. Parlando nella mia ignoranza, penso sia il deposito più antico dei testi in generale. Ti è mai capitato di avere tra le mani un pezzo che meriterebbe di stare lì? Sì, certo, sì. Più di uno. La Biblioteca Vaticana è effettivamente una delle raccolte più incredibili che ci siano al mondo di libri antichi. Al di là di quello che si dice, che è piena di stanze misteriose, chiaro, c'hanno i loro cazzi da nascondere, da archiviare con il loro documentazione. Da archiviare, si dice. Le loro documentazioni, le cose. È come se venissero in casa mia, non è che c'è tutto lì esposto e appeso. Però hanno questa raccolta spaventosa, ma ci sono tanti libri in commercio, nelle biblioteche private, in mano di privati, che meriterebbero di stare sicuramente in una biblioteca pubblica. Ma per fortuna non viviamo in uno stato bolscevico, per cui è ancora concessa la proprietà di opere d'arte ai privati, e quindi per fortuna ne possiamo godere anche noi privati. Ok, la ringrazio, ti ringrazio infinitamente per i contenuti che porti su TikTok. Ciao ragazzi. Ciao. Grazie di essere passato come al solito. Grazie. Un abbraccio. Ciao. Bene, abbiamo finito. No ragazzi, non c'è anche domani, non l'ho affittato. Deve tornare. Io devo tornare, esatto. In mezzo agli scioperi devo anche tornare a casa, spero di riuscire a farlo domani mattina. Luca, allora io ti ringrazio, ti saluto, ti accompagno, prendo, ragazzi, mi muto un attimo e poi arrivo da voi, si continuerà Spider-Man probabilmente, sì, anche senza probabilmente. Va buono? Ciao a tutti, a dopo. Ciao ragazzi, ciao.